I sindaci ormai non ci capiscono più nulla. Per il Ministero della Coesione la colpa della mancata erogazione dei fondi europei è tutta della regione. Tanto che ieri il ministro Raffaele Fitto ha scritto una lettera ai primi cittadini campani evidenziando inadempienze burocratiche, mancate comunicazioni a Roma da parte di Palazzo Santa Lucia che avrebbero impedito sino ad oggi la firma degli accordi che destinano, lo ricordiamo, circa 5,6 miliardi di euro ad oltre 220 progetti. Totalmente falsa, offensiva e gravemente diffamatoria alla lettera è stata la replica della regione, secondo cui già dal 27 giugno è stato sollecitato un accordo. La trasmissione degli atti per Fitto è stata fallace e quando a Roma i sindaci hanno manifestato De Luca sapeva già come stavano le cose. Una indebita ingerenza è invece la replica di De Luca, quando la lettera invita i sindaci a comunicare direttamente al Ministero i dati relativi agli interventi, perché i dati sono già al Dipartimento del Ministero. Fitto ha comunque fatto trapelare spiragli positivi. Confermo l'impegno del Governo a fare tutto il necessario per venire incontro alle esigenze dei territori e a procedere anche in Campania alla definizione degli accordi, ha dichiarato l'esponente di Fratelli d'Italia. A meno che non dovranno piovere dal cielo, è immaginabile che nelle prossime settimane, polemiche a parte, una soluzione per i fondi sia possibile in tempi rapidi.